Dopo aver acquistato il vostro primo mazzo, volete reperire al più presto anche degli accessori utili per poterlo proteggere? Guardandovi attorno, però, vorreste optare per una soluzione unica contenente tutto il necessario? Esistono in tal caso delle opzioni simili in mercato? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo aver ottenuto un mazzo, soprattutto quando si è appena giunti nel mondo dei TCG, ci si accorge che gli accessori sono uno strumento fondamentale per la longevità delle vostre carte. Bustine protettive, deck box e playmat, quindi, diventano la priorità numero uno in fatto di acquisti. Ma ci si rende ben presto conto che scegliere tra una vasta gamma di prodotti potrà risultare parecchio ardua come cosa. Ebbene, per fugare ogni incertezza, la Ultimate Guard ha creato un bundle che racchiude i tre articoli principali fondamentali per ogni giocatore in un singolo prodotto. Prima di iniziare, volevo ringraziare Damir dello shop online Play Together per aver messo a disposizione il Tris che andremo a trattare in questo video. In descrizione vi lascerò come sempre il link che vi riporterà sulla pagina web del negozio. Ed ora scopriamo assieme cosa conterrà il Frozen World Bundle, il pacchetto 3 in 1 pensato dalla Ultimate. Andiamo a dargli un'occhiata. La confezione si presenterà compatta, con la livrea caratteristica che riporterà uno scorcio dell'illustrazione di un mondo totalmente avvolto dai ghiacci. Voltando la confezione troverete la lista del contenuto sul fianco sinistro, una descrizione rapida di quest'ultimo sul dorso della confezione, il logo del prodotto sul fianco destro ed una finestra trasparente che mostrerà l'intera gamma di prodotti al suo interno sulla parte frontale. Estraendo l'alloggiamento della scatola, potrete notare una base intagliata, costituita da una specie di polistirolo espanso, dove ogni articolo sarà letteralmente incastonato in un suo spazio ben definito ricavato nella struttura. Ciò non permetterà agli accessori di cadere in modo accidentale quando si andrà ad aprire il pacco. Ma andiamo a parlare dei singoli prodotti, esplorando più a fondo il contenuto di questo bundle partendo dalla protezione necessaria per le carte del vostro deck. Nel bundle troverete un mazzo da 100 bustine katana di colore bianco. Prive di PVC, da sempre ho sostenuto che questa tipologia di sleeves fosse la migliore, seconda solo all'indistruttibilità delle Dragon Shield. Fabbricate in Giappone, il prodotto della Ultimate avrà delle frecce molto importanti da incoccare al suo arco, come ad esempio una qualità di trasparenza della parte frontale simile, se non addirittura pari, all'articolo proposto dalla Dragon. E la oramai nota facilità nel mescolare l'intero mazzo, che se dotato di queste bustine vi permetterà di amalgamare per bene ogni singolo elemento del vostro deck per permettervi in seguito di vivere un'esperienza ludica davvero degna di nota. In più le trovo davvero fedeli al loro nome. Come per le shield, le sleeve saranno dure come le scaglie di drago, le katana saranno resistenti come le spade più affilate della storia umana. E poco ci potrete fare, la loro costituzione sarà davvero ben fatta e anche sottoponendole ad un certo livello di pressione si deformeranno ma senza strapparsi. Le katana sono davvero incredibili e ricordandole come erano un anno fa, noto con piacere che la casa tedesca ci sta investendo delle risorse per poterle portare a livello superiore. Ottimo lavoro, Guard! Ora, dopo aver visto assieme il reparto protezione carte, passiamo a quello per la salvaguardia del deck nel complessivo. Del Boulder se ne è già parlato ampiamente, anche nelle sue differenti versioni 80, 60 e 40+, in un video passato del canale,
che potrete trovare cliccando nella scheda appena apparsa in questo momento. E credo che tutti coloro che lo hanno provato sappiano quanto possa essere resistente agli urti e alle pressioni, mantenendo il suo contenuto al sicuro. Ma ultimamente mi sono chiesto: è vero che sopporta bene i colpi forti? L'ho praticamente sbattuto a terra con una certa forza e la struttura non ne ha risentito. Ma a dire il vero, non ho mai testato veramente su di esso una pressione di una certa rilevanza. Come fare allora per metterlo alla prova anche sotto questo punto di vista? La risposta è stata: mi sono limitato semplicemente a copiare l'idea che mi era venuta allora, riguardando proprio il secondo video sul canale dove parlavo dei deck box. Avendo già sperimentato un collaudo di compressione sul Dragon Shield Strongbox, ho deciso di riprovare quel test, ma questa volta sul Boulder. Così mi sono diretto alla bilancia e scoprendo che peso la bellezza di 4 kg, ho pensato: lo Strongbox ha retto, ma a massimo carico, avendo quindi anche il sostegno del contenuto al suo interno. E se provassi con il Boulder a verificarne l'effettiva resistenza a carico zero? Potrebbe reggere un peso simile? Rimaneva solo un modo per rispondere a tutte queste domande. Quindi ho preso il Boulder, l'ho messo a terra e ci sono letteralmente salito sopra, proprio come ho fatto con il deck box della Dragon Shield. E dopo questo pressure test vi posso assicurare che pesi superiori a 90 kg li reggerà senza problemi. E a carico zero, quindi senza nessun contenuto. Cosa dire, l'ennesima qualità di un prodotto eccellente che è ancora lungi dallo stancarmi nello stupirmi. Quindi, dopo aver constatato ancora una volta l'efficienza del masso, terminiamo questa presentazione con il prodotto di punta, ovvero il magnifico playmat con artwork dedicata. Il tappetino, come qualsiasi articolo appartenente a questa categoria della Ultimate Guard, sarà come sempre il top di gamma. Facendo parte della linea Land Edition, in questo caso a tiratura limitata, avrà una grafica che raffigurerà un paesaggio avvolto dalle nevi e dal ghiaccio che sarà stampata a pieni colori in alta risoluzione. L'imbottitura soffice della superficie proteggerà gli accessori e non ne danneggerà l'integrità, anche se utilizzerete altri articoli di marchi diversi. Lo spessore di 2 mm garantirà un livello di protezione notevole, isolando ogni carta al meglio da tutto lo sporco residuo presente su un tavolo da gioco, e il retro antiscivolo in gomma naturale fornirà un'ulteriore barriera impermeabile che bloccherà qualsiasi liquido che potrebbe danneggiare le carte del vostro mazzo se dovesse arrivare in superficie. In più, come già è stato detto in un precedente video, potrete lavarlo a mano seguendo le istruzioni riportate sul sito. In descrizione vi lascerò il link dedicato dove potrete trovare tutte le informazioni utili che vi serviranno allo scopo, restituendovi ad ogni lavaggio un tappetino come nuovo di zecca. Dopo aver visto più da vicino cosa si potrà trovare all'interno di questo bundle, non felice vorrei affrontare con voi un aspetto in particolare, ovvero il rapporto costo-beneficio. In che senso, Arconte? Se l'insieme di prodotti avrà un costo superiore al valore dei singoli acquistabili separatamente in fumetteria, capirete anche voi che in realtà, sì, bello è tutto, ma non varrà poi così tanto la pena procurarselo. Mentre al contrario, se il valore del Tris sarà pari o addirittura inferiore all'insieme dei singoli, allora in quel caso, e solo in quel caso nello specifico, varrà la pena procedere all'acquisto. Scopriamo assieme quindi come andrà a finire questo test di comparazione economica. Il bundle avrà un costo finito indicativo di 35 euro, mentre per i prodotti singoli si avranno il Playmat Land Edition dal costo indicativo di 17 euro,
il boulder dal costo indicativo di 9 euro e le katana sleeves dal costo indicativo di 10 euro per un totale complessivo di 36 euro. Quindi il Frozen World vi farà risparmiare a conti fatti la bellezza di un euro, che potrete spendere per un caffè, magari dopo aver comprato il Triss in fumetteria. In più metteteci anche il fatto che sarà tutto coordinato, che avrete a vostra disposizione un prodotto a tiratura limitata e che invece di andare alla ricerca di ogni singolo accessorio avrete già tutto a disposizione in un'unica soluzione. Inoltre potrete riadoperare la scatola come valigetta fino a che essa, a forza di utilizzarla, non passerà a miglior vita. Inoltre la base con le fessure già pretagliate vi potrà tornare utile se vorrete inserire tutto in modo sempre ordinato in uno zaino pronto per trasportare l'occorrente senza sforzi. Unica pecca sarà l'assenza di uno spazio dedicato ai segnalini, che nei TCG sono praticamente all'ordine del giorno. Ma se avrete una qualsiasi sacca, potrete inserire anch'essa nella scatola e portarvi dietro tutto l'occorrente per affrontare un match nel migliore dei modi. Segnalando ciò, magari questa Limited della Ultimate Guard potrebbe vedere un upgrade attraverso una seconda edizione con al posto del boulder un flip and tray. Chissà se la casa tedesca non ci stia già pensando. Come dico sempre, solo il tempo e l'attesa potranno darci una risposta. E voi, trovate interessante questo bundle? Potrebbe essere altrettanto intrigante avere altri articoli come questo prodotti dalla Guard? E se sì, quali accessori vorreste trovarci dentro? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.